Permettetemi l'orgoglio di dire che abbiamo seminato, perché siamo cresciuti, in qualche modo noi come medici ci siamo amalgamati, la vera conquista è stata Gianna, anch'io non posso. Quel rapporto che noi medici potevamo avere, ma lei e poi l'equipe, la formazione vostra di infermieri, Sara, una colonna della segreteria, c'è la presa in carico del malato. Questa è stata la forza di questo reparto, è stato il seminare ed è quello che si ritrova adesso. Poi abbiamo messo a sistema altre funzioni come la farmacia, la preparazione centralizzata dei farmaci che una volta non c'era, quindi in termini di sicurezza, l'informatizzazione, e ci sono ancora molte tappe che vanno ancora potenziate, come il rapporto ancora di più con gli altri reparti, la trasmissione dei dati all'interno dell'ospedale e verso il territorio. Io adesso sono un modestissimo consigliere comunale di un piccolo comune fuori, ci stiamo occupando della faccenda del nuovo ospedale, abbiamo una visione integrata sul territorio di quello che non deve essere ospedale centrico, ma deve essere trasmissione dei dati sanitari tra ospedale e territorio, servizi infermieristici, servizi psicologici, supporto ai pazienti e presa in carico globale anche di quelli distanti, magari utilizzando le tecnologie, centralizzando le tecnologie pesanti come guardo la radioterapia in posti che devono servire una ASL grande, ma distinguerci per un servizio su circa 200.000 abitanti che è l'unione tra la zona delle Foretiese e il Canavese occidentale. Solo avere una massa critica operativa ci farà avere casistica sufficiente e avere modo di sviluppare le professionalità e la capacità di presa in carico di tutto il personale medico e non medico per veramente raccogliere questa ampia area di terreno, di servizio, di territorio e dare soddisfazione all'utenza, che è sempre stato il nostro obiettivo, venendo da una storia che è quella olivettiana di Adriano, che va ripresa nella sua essenzialità di rapporto di comunità con il territorio.